Allora, ragazzi, stamattina io devo portare un altro giochino, quindi assolutamente, mo ho preso sto giochino, lo devo giocare e quindi lo faccio in live, lo faccio in live. Lucio, non me li fanno i test mod, non me li fanno i test mod, che devo fare? Ci sono gli alberi, ci sono le cose, come si chiamano? Le cosine, le gli orti. Però, ragazzi, ma un attimo, ma in sovraimpressione Streamlabs non manda niente stamattina? Non manda niente Streamlabs stamattina in sovraimpressione, perché? Perché? Mi sbaglio, raga? Comunque, grazie Salvo per l'host, eh? Grazie Tomletto per l'host. Meno male che c'ho la cosa gialla che mi fa vedere quello che succede, perché mi pare che stamattina non fa vedere OBS, perché siccome con James abbiamo fatto un po' di cambi, non vorrei che sia rimbambito OBS. Oh, raga, scusate, mi squilla il telefono. Mi squilla il telefono. RB, qual è RB? Ah, eccolo qua. A per rispondere, B per rifiutare. Oh, mi chiama Jesse, raga. Ciao Simalber, ciao Ema, ciao Craftboy. Grazie Craftboy per l'host e grazie Simalber per l'host. Allora, andiamo a cercare un ragazzino scomparso. Oh, grande Giuseppe che ti sei sfasciato il piede. Allora, vieni mi aiuta a cercare la strega di Blair qua. Grazie Simalber per l'host, te l'avevo già detto, mi sa, te lo ridico. Grazie Andrea Butani per l'host. Buongiorno Andrea, amico abbonato. Raga, ma perché non appare. Non appare. Mo quando è finito il tutorial mettiamo un attimo pausa, eh. Perché non appare OBS? Non riesco a capire. Qui faccio tutto al volo, raga. Oh, raga, no, in sovraimpressione non manda nulla. Ma la musichetta la senti, James? Perché io lo sento, fa trulling. Però lo devo leggere sul coso giallo, perché non vedo niente in sovraimpressione. Buongiorno Salvelox, amico abbonato. Passato solo per un saluto. Ok Salvelox, buon lavoro. Ma tanto mo Salvelox cambieremo gli orari delle live, le faremo di sera. Quindi anche voi che lavorate la mattina potrete vederle, perché sennò è un casino. Allora, ok, abbiamo trovato sta radio, sta torcia. Chiudi sto coso. Ciao Pacosanto, arrivo Robby, dammi il tempo di prendere il pandino. Raga, io non so quanto sia una buona idea addentrarci in questa foresta, però io con voi mi ci addentro volentieri. E anche per quello che l'ho fatto in live sto gioco, perché da solo c'avevo il cagotto. Ok, devo aprire lo zaino. Snack per cani. Vabbè, non me ne frega niente. Cioè c'è da mangiare del cane, insomma, dentro lì, ho capito. Ok, ah, stiamo nel 96, raga, non so se ve l'ho detto. Stiamo nel 96. È ambientato nel 96 sto gioco, quindi. Beh, quando uscì il primo Blair Witch Project, Andrea, te lo ricordi? Te lo ricordi, Andrea? Caro James. Oh, ma che è? Questo è un oggettino che ci si diverte la strega, secondo me. Vabbè. Namo cane che non c'è tempo da perdere. Dici Giuseppe attira? Speriamo, perché siamo in 20. Allora, aspetta che prendo. No, aspetta, voglio prendere la torcia. Ah, ecco, ad esempio, caro James, secondo te una foresta fatta così, ti pare il caso di entrarci dentro? Io non lo so se è il caso di entrarci dentro una foresta così. Si sente l'audio, raga? Sì, eh. Cioè, la voce e il gioco sono equiparati. Si dice equiparati? Sono equiparati bene? Equiparati! Ma che cacchio di termine è? Equiparati. Ok, iniziamo, raga. Questa, ragazzi, è l'ultima volta. Penso. Questa è stata la decisione meno saggia della nostra vita. Quella di scende sto precipizio qua, sto cosetto qua. Ok. No point in waiting any longer.
Oh, chiamo Ling, chiamo Lenning, raga, chiamo Lenning, che è il poliziotto, uno dei poliziotti che sta a fare ricerca. Vai sul canale 2, sì, non t'arrabbia, non t'arrabbia. Vado sul canale 2 e chiamo Lenning. Ci capi? Joining the search party. Il cane ti ha visto che eri senza gesso. So che si tratta di tuo fratello. Ah, raga, praticamente credo che il ragazzino sia nostro fratello, allora. Ah, è il mio fratellino più piccolo, allora. Uè, Verzeletti, come che è? Dovevamo andare a trovare la strega di Blair, che è? Roger that. Over now. Well, time to get to work. Ok, il cane, ragazzi, ci abbiamo i comandi per il cane. Ok. Cerca. Vai, cerca. Cerca, bello. Cerca il cosino, oh Craft Boy. Come a destra? Che c'è a destra? Ma non c'è niente a destra, ma che sta... Ma dannate il cane. Andrea, non mi fa perdere il cane, eh. Dannato. Ah, eccolo, che ha trovato? Ma che è? Ma che è? Ha trovato la foto del ragazzino. Ammazza che cane, oh. Dove sta, oh? Ma raga, io me lo... Vabbè, ma chi se ne frega del cane? Vado da solo. Allora. Dannato. Dannato. Vediamo un po' se si può... Fermo. Sgrida. Cerca. Coccola. Coccolo. Vediamo un po'. Aspetta, non me lo coccola però, aspetta. Dice che hanno trovato un procione, mi sa. Oh, ma non me lo coccoli sto cane? Ho scritto coccola. Coccola. Bah, vabbè. Forse hanno tradotto male, era caccola. Insomma, raga, vi faccio la sintesi. Bisogna andare via da sta foresta prima che vi è notte. E non mi sembra che sia tanto lontana la notte, perché guarda dove sta il sole. Bell'idea di andare a cercare il ragazzino alle 7 di sera. Bell'idea, che è qua? Alexander. Ma che cos'è? Alexander. Boh. Bello, va un po' a cercare qualcosa. Cerca! 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 Ma era incoglionito sto cane. Cerca! Oh, mo io lo dico all'orecchio, aspetta. Cerca! Cerca! Ma dove? No, raga, non è proprio... Ah, è la foto della strega quella. Ma la strega lei? Si chiama Alexander la strega, fammi capire. Perché io mica me lo ricordo sto film? Oh, senti, fa una cosa. Vieni qua con me, va. Lascia perde. Lascia perde, ci penso io. Raga, mi si è perso cane. Dove sta? Mi si è perso il cane. Sì, ho capito che mi sta a chiamare. Ma dove stai? Che ha trovato? E zitto un attimo che non so dove stai. Dove sta? Grazie Claudio, sì, grazie mille. Cla, mi sono perso il cane. Oh Alessio, grazie per ostare la live. Come here, boy. Ma dove sta? Ah, lì sotto lì stavi. Grazie cane. Che cosa c'è sotto qui? Dove vai? Posso entrare io? Non posso entrare io però. Che ha preso? Che ha preso? Che cos'è? What you find? Let me see. Che è? Non ci arrivo là, devi venire qua. Devi venire qua, non ci arrivo là. Oh, che cos'è sta cosina? Che cos'è? Un cappellino! Ciao Maurizio! Sì, sta mappa c'è pure per console. Baltimore Crows. Ah, ho trovato il berretto del ragazzino. Il berretto del ragazzino, ragazzi.
Allora, io adesso gli dico Annusa. Sì, fica il fuoco. Annusa, dai. Annusa, grazie Claudiuccio che osti la live. Grazie mille. Take me to it. Dai. The base. I found Peter's cap. You did. Well, great job, Alice. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Non è una bella idea, secondo me. Secondo me non è una bella idea non aspettare rinforzi e seguire cane. Sentite quante volte ve lo dico che non è una bella idea. Aspetta, qui ci sono i rodi. Non vedo più niente! E che cazzo! E te pareva. Mi sono ammazzato, raga. Sono morto, tipo. Mi sono ammazzato. Ma porca miseria. Allora, dove sta il cane? Mi è morto il cane? Cane? Bullet, where are you? Bullet! Where's that dog? Addio, sparito pure il cane. Sparito tutto. No, 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 non è il gioco del sondaggio, Blair Witch. Buongiorno Andrea. Where the hell is he? Cane. Bullet. È sparito Bullet. Not now. Vedete com'è la vita, no? Prima mi lamentavo del cane, adesso lo voglio. Lo vedi Maurizio a non ascoltare le autorità competenti? Lo vedi? Questo gioco è istruttivo, ragazzi. Ascoltate sempre le autorità competenti. Get a grip, Alice. You've gotten this far. Si sono mangiati il cane. Raga, non è. Ma è un problema del mio computer, sta trema tutto qua. Oh, la vedete trema la grafica? Vabbè, potrebbe essere pure la mia scheda video che sta accede sotto i colpi de sto gioco, che è abbastanza pesante, tra l'altro. Sì, Andrea, mi sono sbagliato. Everything's fine. It's all in your head. Ma che mi hanno drogato? Ma questo è LSD, eh? Allora Andrea, praticamente in questo gioco io sto cercando il mio fratellino che si è perso nella foresta. Però invece di aspettare la polizia ho voluto andare da solo. E questi sono i risultati. Ma che è? No raga, non c'ho più il controllo del personaggio, eh. Non c'ho più il controllo del personaggio. ma... No, raga, aspettate che sto gioco è... Ah, eccolo, Bullet! Ma dove stavi? Porca miseria, ci hai fatto prendere un colpo? Emma diceva che te se ne erano magnati. Adesso lo coccolo. Aspetta che coccolo il cane, vediamo se si può coccolare. Aspetta, te devo coccolare. Oh, manca il... Oh, non posso essere molesto, manco col cagnolino. No, monna, ma come? È riferito, eri mezzo morto, adesso corro. Vabbè. Sì, vabbè, raga, ma non state tranquilli. No, non state tranquilli che non succede niente su sto gioco. Silvicoltura, qui si potrebbe... Mi è risparito il cane? Ah no, ecco, aspetta... No, notte. Oh, mi chiama qualcuno. Aspetta, Bully. Come si chiama Bully? Aspetta, Bully. No, ho sbagliato radiolina. Aspettami. Ho sbagliato. No, raga, difficilissimo. Ok. Segnale assente. Registro delle chiamate. Jess. Conferma. Richiamiamo Jess, raga, che dovrebbe essere la tipa che. Con cui vado. Niente. Raga, c'ho un SMS. Come si fa a leggere? Registro delle chiamate. Impostazioni. Oh, i telefoni degli anni 90. Messaggi. Jess. Spero che vada tutto bene. Chiamami quando è un minuto. Mamma, qui non c'ho campo. Raga, non c'è più campo qua. Vediamo qua. Aspetta. Qui c'è un po' di campo. Hey Jess, I got your message. Sì, ma 3310. Yeah. Not much luck so far. But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house.
And Jess, I Yeah? I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. I know, just don't shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side, always have been. Yeah. Thanks, Jess. Grazie, Jess. Rough, okay? I'll be here. Ma Jess, non ho capito se è la mia ragazza o la mia psicologa. Non l'ho capito ancora. Che è qua? Una rota? No, che rota? È l'albero, mamma mia. No, comunque ragazzi, qualcosa ha trovato, perché è sicuro di sé. Guarda qua. La capannetta! Adesso voi mi dovete spiegare, un ragazzino in mezzo a bosco così de 15 anni, mi sembra che abbia, che sta a fare nel mezzo a bosco con la capannetta. Boh. Campsite? Un campeggio. Una videocamera, André. Guarda James, la videocamera. Looks pretty beat up, but... Andrea, adesso sto gioco qui, non c'ho proprio il tempo materiale di parlare di farming. E qui siamo in mezzo a... Riscrivilo, copialo, incollalo. Come faccio a andare su col messaggio? Allora, vediamo un po' la videocamera che c'è. Non c'è scritto... Ah, noi rivediamo un vecchio filmato. Ma che è successo? Ah, è svenuto. È svenuto e ha sognato tutto. Oh, shit. Boh, mi sa tanto strana sta cosa a me, Looks damaged but relatively new. No, probably not something a 9-year-old could set up. Che c'è, bello? Di che c'hai paura? Di che c'hai paura? È un po' impaurita, aspetta che lo colloco. Lo colloco. Lo coccolo. Sta tranquillo. Dai, che non c'è niente. Che c'è qua? Che c'ha paura? Chi c'è qua? Perché? Di che c'è paura? È un po' d'acqua inquinata, dai! Che è questo? Ma che è? Ok, distruggiamo sto coso. Un'altra foto, Olga. Quella di prima era Alessandra, questa è Olga. Ciao Puddu, buongiorno, io tutto bene, tu? È Blair Witch. Non so se vi ricordate il vecchio film La strega di Blair, ecco, ci hanno fatto il giochetto. Mi sono perso. Capirai, mi perdo dentro farming, le mappe, pensa qui. Questa, allora ragazzi, questa è una bellissima zona forestale. E qua potete venire tranquillamente con la vostra Scorpion King a morire. A morire male, tra l'altro. Uè, Jenna! Una trappola per orsi. Sta attento, cane, che qui mi sa che le zampette... Stec! Si può attraversare il fosso, raga? Sì. Perfetto. Ottimo. Cane! Che è? Ma che è? Bah, cerca, dai! Dai, cerca qualcosa! Che cos'è? No, un'altra videocamera, no! No, un'altra volta con Jesse! Un'altra volta... No, vabbè, se tutta la cosa con Jesse la salto, mi annoia! Le registrazioni rosse ti permettono di manipolare la realtà! Fai attenzione all'ambiente circostante... Gennaro, grazie di ostare la live! E gli oggetti intorno a te nel video... Manda avanti, riavvolgi e metti in pausa un video per cambiare stato e posizione. No, raga, aiutatemi perché non ci ho capito niente. Allora, c'è un focolare, però non riesco a capire qual è l'indizio. Stavano a fare riti, no, non mi pare, no, mi sembrano più che stavano a fare qualche bruschettata, qualcosa così. Io non ci ho capito niente, raga. Se voi ci avete capito, bene. Perché io non ci ho capito niente, quindi rimarremo bloccati qui. Allora, questo è il luogo, ok? Qui c'era qualcosa, era qui che il ragazzo stava... Cane, vedi un po' se trovi qualcosa tu. Dai, vedi trova qualcosa tu. Dov'ha? Che mannusi i piedi? Allora, James ha visto la via, ha detto. La via allora dovrebbe essere questa qua, James. Era questa la via. La via era questa qua. Ma qui ci siamo passati, a me mi sa. Siamo sicuri che non stiamo a fa giro tondo? Boh. Io ho sta sensazione del giro tondo, mi sbaglierò. Quindi c'è, bisogna seguire sto cane tossico. Adesso lui
Adesso tu che stai a guardare qua? Che c'è di qua che non ci possiamo andare di qua? Allora, che cos'è? Oh, ho trovato qualcosa, ragazzi, zitti tutti. No, vabbè, ma la monnezza. Vabbè, ma che è? È il gioco de spazzino questo, ma che è? De qua non ci si può andare. No, raga. No, ma comunque mi è stata a dire che sto gioco è tutto così. Cioè, tu con la torcia che va in giro con sto cane. Raga, so più di un'ora che sto in giro, eh. Robby, smettila di girare. Segui il sentiero. Ma non c'è il sentiero. Qual è il sentiero? Dove sta il sentiero? Quale sentiero? Non c'è nessun sentiero. Vedi che non c'è Vedi che non c'è nessun sentiero? Oddio, raga, avevo visto una faccia invece era all'albero. Sto tornando indietro. No, raga, non è possibile. Aspetta, sono uscito a destra della tenda. Cioè, io sono andato a sinistra e sono uscito a destra. No, raga, qualcosa non... Dimmi che ha trovato qualcosa. Dimmi che ha trovato qualcosa. Dimmi che ha trovato qualcosa, ti prego. Ti prego. Nothing, eh? Niente, non c'è niente da fare. No, 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 non è possibile, raga. Non è possibile, raga. Finché non mi sblocco, non è proprio possibile. Non è possibile, raga.